Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video haul. Ebbene sì, sono di nuovo qui in sala, non riesco, perdonatemi, ma non riesco proprio a filmare in camera con dove ho lo sfondo glitterato, la mia postazione trucco, perché essendo in mansarda fa un caldo allucinante, quindi non ce la posso fare, già mi sto sciogliendo qui in mansarda, solo al pensiero non ce la faccio, quindi mi vedrete magari per quasi tutta l'estate qui, spero non sia un problema, e direi di iniziare subito con questo video. Ho ricevuto alcune cosine da un sito che si chiama Zaful o Zaful, con il quale avevo già collaborato però mi sa più di un anno fa. In quel momento era inverno, quindi avevo preso cose molto pesanti, maglioni eccetera. Stavolta ho tante cosine estive da farvi vedere. In estate mi sbizzarrisco di più, amo molto di più lo shopping in estate perché riesco proprio a sbizzarrirmi, quindi non prendere sempre le solite cose come in inverno, maglioncini, cose così. Quindi iniziamo subito con un vestito bellissimo. Questo è un vestito lungo, mi piace sia la fantasia che proprio la struttura del vestito, anche se vi devo dire la verità che ho impiegato un po' di tempo per capire come sistemare i lacci dietro. Io ve lo faccio vedere già sistemato, ma vi posso assicurare che sono stata lì un po' a cercare di incastrare, intrecciare eccetera. Comunque questo è il vestito, questa è la fantasia, è a base rossa con questi fiori blu, beige, bianchi, color cipria, ed è bellissimo perché ha la schiena praticamente scoperta, completamente scoperta, ha questo piccolo cerchiolino sul seno, quindi evidenzia un po' il décolleté, ma la parte posteriore è stupenda, senza dimenticare lo spacco frontale stupendo, è come se si aprisse un po' a portafoglio questo vestito, ma è pazzesco. Poi anche il tessuto mi piace molto perché è leggero, lo devo stirare, lo so, ho lavato tutti questi vestiti prima di indossarli, tranne uno che vi faccio vedere, però devo ancora stirarli, perdonatemi, ma anche qui con il caldo non ce la posso fare, non ce la faccio. Quando indosserò questo vestito, mi metterò lì, ve lo assicuro, lo stirerò prima di metterlo, ma adesso proprio non se ne parla. Comunque questo vestito mi piace un sacco. Tra parentesi, tutti i link dei capi sono qua sotto nell'info box, se non ci dovessero essere gli stessi vestitini vi metterò qualcosa di alternativo. Poi passiamo al prossimo, che però non è un vestitino ma è un completo, che è formato da, anche questo da stirare, terribile visto così stropicciato, comunque completino formato da una gonnellina in jeans, anche se è molto 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 leggera, e il suo micro top, che è appunto un crop top, e è molto carino perché la gonna è a vita alta, questo top è appunto abbastanza corto. Se la gonna fosse stata diversa non credo che sarei riuscita a indossare questo coordinato, perché non lo so, non riesco a mettere i top troppo corti. Non mi piace mettere in mostra la pancia, ecco, perché non ne vado fiera, perché non ho gli addominali e quindi non mi piace esporre troppo questa parte del corpo, però così, essendo la gonna vita alta, mi piace molto. E poi ripeto, è proprio un tessuto bello fresco, leggero, che non dà per niente fastidio. Mi piace veramente molto questo completino, così come il prossimo vestitino che vi faccio vedere. Rimaniamo sempre più o meno sullo stesso colore, quindi un blue jeans, e il vestitino in questione è questo, a righe bianco e azzurro. È particolare perché è molto scollato sul davanti, a questa scollatura profonda con tutti questi bordini in simil pizzo o qualcosa del genere, ha questi volant, si allaccia dietro al collo e poi la schiena è anche qui quasi praticamente scoperta. È molto carino perché è bello svolazzante, anche questo molto leggero, fresco. In questo periodo fa talmente tanto caldo che non riesco a mettere cose attillate, cose troppo spesse per quanto riguarda proprio il tessuto, quindi prediligo proprio queste cose svolazzanti e molto leggere, tessuti sottili. Questo mi ricorda quasi il lino, non è lino, però mi ricorda un po' quel genere di tessuto, è molto simile, così come un altro vestitino, sono tutti collegati questi vestitini, riesco a trovare i collegamenti, così come un altro vestitino molto molto carino, anche lui a righe però di un colore diverso, ossia bianco e rosso. Questo è il vestitino, anche lui ha un tessuto simile, sembra quasi lino, anche lui è bello svolazzante, ha questi volant nella parte bassa e ha un po' la caratteristica di avere questo fiocco, che devo capire se è sul davanti o sul dietro, ma credo sul davanti, e poi questa apertura sullo stomaco, sotto il seno, ecco. È molto carino anche lui, lo sto dicendo di tutti, sono contenta perché tutto quello che ho scelto fortunatamente mi piace, fortunatamente mi sta,
Non tutto, ora vi farò vedere, però sono molto contenta e soddisfatta di quello che mi è arrivato, sia per quanto riguarda proprio il fatto che i vestiti coincidano veramente con quello che ho visto in foto, sia per quanto riguarda anche i tessuti. Mi piace molto, i colori sono belli brillanti, quindi ripeto, sono soddisfatta. Poi c'è un altro vestitino che ha un colore un po' autunnale, se vogliamo, ed è questo, adesso è il contrario, eccolo qui, e così non capirete nulla, lo capirete bene quando lo indosserò. È un vestitino a portafoglio, quindi si allaccia, si chiude con questi nastrini, è un po' Chiara Ferragni style, perché ultimamente la Ferragni li sta indossando spesso, ha tutti questi volant sui bordi e mi piace molto perché anche questo è bello fresco, bello comodo, estivo. Non è troppo impegnativo, quindi lo potete mettere per tutti i giorni. Tutti questi vestitini che vi sto facendo vedere secondo me sono carinissimi, sia indossati con un sandalo basso o alto, dipende un po' da vostri gusti, ma secondo me sono ancora più carini e sbarazzini un po' da tutti i giorni se indossati con un paio di Converse, con una sneakers, con un bel paio di Superga magari bianche, che tra l'altro devo acquistare, quindi datemi qualche dritta sulle Superga, dove trovarle, prezzi migliori, eccetera. Mi piace molto indossare questi vestitini, come anche quello che indosso, con un bel paio di Converse. È proprio la mia fissa del momento. E l'ultimo vestitino che vi faccio vedere è ancora più leggero, perché è un tessuto ancora più leggero, questo però ha la pecca di essere abbastanza trasparente, quindi magari lo indosserò al mare. Anche lui però è fiorato e anche lui si chiude a portafoglio, quindi così non capirete una mazza finché non lo vedrete indossato. E mi piace molto anche lui, se non per il fatto che appunto è trasparente, quindi me lo devo portare al mare e lo indosserò probabilmente come copricostume, non lo so, per fare un aperitivo in spiaggia, perché così sinceramente che si vede un po' tutto non è che mi piaccia molto la cosa, ecco. Poi altra cosa che mi è arrivata da Zaful non ha a che fare con l'abbigliamento, ma è un telomare. E questa è la fantasia, ve lo faccio vedere. Ci sono i fenicotteri su questa base che è un color Tiffany. Il bordino ha tutte queste frangettine e mi piace molto perché è rotondo, è un po' particolare. Non l'ho ancora provato, l'ho soltanto lavato, ma penso che non asciugherà una mazza, proprio zero, perché è veramente sottile, ma non solo sottile, è molto scivoloso, quindi secondo me non asciugherà niente. Si potrà usare magari come coperta per un picnic o qualcosa del genere, ma sicuramente non in spiaggia, perché secondo me appunto non asciuga una mazza, però è carina la fantasia, ma ripeto, non usato come telomare, quello proprio non ce lo vedo. Poi, come ultima cosa, ho preso un costume e qui c'è la delusione più grande, ma non per quanto riguarda il costume in sé, ma per quanto riguarda la taglia, perché ho cannato in pieno. Ma sinceramente non credevo, perché ho preso una S e ho cannato in pieno, adesso vi spiego. Il costume è questo qui, magari vi metto la foto della modella, è molto carino, la stampa è troppo carina perché è bianco con tutti questi ananas, è molto carino, ha le bretelline che si regolano. Quindi fin qui bene. La chiusura dietro è come piace a me, è un po' retro perché adesso non se ne vedono molti di costumi che si allacciano così, quindi proprio con il gancettino così. A me piacciono proprio perché non si trovano molto spesso in giro. E invece lo slip è completamente verde, certo che avrei anche potuto sistemarlo prima, comunque questo è lo slipino verde, di un bel verde brillante, un po' sfalsato secondo me in telecamera, proprio un bel verde brillante che richiama il colore degli ananas. E cosa c'è che non va in questo costume? Vabbè, innanzitutto è molto sgambato, la parte posteriore è proprio parecchio sgambata, vedete che è praticamente uguale alla parte davanti, però vabbè, insomma, dove non ci conosce nessuno si può anche fare, si può anche mettere. Il problema è che lo slip è veramente piccolo, mi sta, però mi strizza tutta e non mi piace perché insomma fa difetto, fa proprio difetto. E invece la parte sopra è larga, ma non per quanto riguarda la spallina, ma proprio per quanto riguarda la parte di sotto, questa che fa il girovita, è proprio grande, ma mi balla via, nel senso che mi passa dentro una mano e qui non so come fare, potrei chiedere magari alla nonna che cuce di non lo so, o fare di andare a riprenderlo in qualche modo, non so se si può, no, non si può tagliare il tessuto e riprenderlo perché poi è un casino con le spalline, però devo provare a chiedere alla nonna se si riesce a fare in qualche modo, perché veramente il costume in sé
È molto carino, ha una scollatura profonda, però è arrotondato, quindi è reso un po' dolce, non è niente di troppo esagerato. Ha le coppette all'interno che però si tolgono, quindi viene via l'imbottitura e rimane un, diciamo, un triangolo normale. Ed è un peccato però, perché è così grande, così veramente non lo posso indossare. Quindi vedo di parlare con mia nonna e vediamo cosa riesce a fare, cosa mi consiglia di fare. Secondo me mi dice, lascia stare, mettilo nell'armadio, regalalo a qualcuno, perché non si può fare niente. Però vediamo. Ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il mio haul. Questi sono i capi che mi sono arrivati da Zaful. Ripeto, a parte il costume che proprio è grande e il telomare che non è un telomare per quanto riguarda il tessuto, per il resto sono soddisfatta sia per i modelli dei vestiti, perché stavolta ho azzeccato, secondo me mi stanno bene, bene o male tutti, ma anche proprio per quanto riguarda tessuti, colori, quindi sono soddisfatta. Fatemi sapere se tra quello che vi ho mostrato c'è qualcosa che vi ha colpito in particolare. Sicuramente vi chiederete che vestitino indosso. Questo mi è arrivato l'anno scorso o da Runway o da Shein, non ricordo. È troppo carino perché ci sono tutti questi girasoli, la schiena è un po' scoperta, è bello fresco, anche questo estivo, e secondo me dovreste riuscire ancora a trovarlo anche quest'anno, quindi andate a dare un'occhiata sia su Runway che Shein, cercate vestito girasoli, secondo me qualcosa dovrebbe saltare fuori. E tra l'altro c'era anche anziché sfondo bianco con lo sfondo nero, così. Ragazzi, basta parlare perché mi sembro una macchinetta oggi. Io vi mando un bacione grandissimo, muah, e al prossimo video, ciao!